Rogo in mansarda, famiglie evacuate. Furto aggravato, arrestato 51enne. Pista Stadio Pastena, tolti i sigilli. Etica e Forza Italia, insieme per Battipaglia. Verso le primarie PD, Ciotti, andiamo avanti. Ospedale Ruggi, Nicola Cantone è il nuovo commissario. Battipaglia, convegno sull'ambiente. Giornata mondiale contro il cancro infantile, lancio dei palloncini a Bellizzi. Brucia la mansarda, evacuate 14 famiglie. L'incendio è esploso ieri in un palazzo IACP a Rione Pescara Deboli. L'allarme è stato lanciato ai vigili del fuoco. In attesa dei caschi rossi sono arrivati i carabinieri. Il fumo bianco è diventato nero. Sempre più densa si è fatta la nuvola in cielo. L'odore di bruciato, le urla degli altri dal balcone. L'intero Rione ha seguito la scena. L'incendio è doloso, nessuno crede alla casualità. I pompieri si sono arrampicati sulla scala e hanno raggiunto il quarto piano. Sono entrati in mansarda avvolti nel fumo nero, sono usciti dopo mezz'ora, a incendio domato. I militari hanno ascoltato alcuni pregiudicati, sospetti ce ne sono tanti, di prove nessuna traccia. Nessun ferito intossicato, bilancio meno grave del previsto, ci sono volute due autobotti per domare le fiamme. La struttura non ha riportato danni, la mansarda dovrà essere bonificata. I carabinieri di Montecorvino Rovella hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per violazione di domicilio e furto aggravato, un cittadino polacco di 51 anni senza fissa dimora. I carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo predisposto dalla compagnia di Battipaglia, hanno sorpreso lo straniero mentre tentava di nascondersi nel ripostiglio dell'abitazione di una cittadina del posto, la quale aveva richiesto l'intervento dei militari per alcuni rumori sospetti in casa. L'uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso delle chiavi dell'appartamento della vittima, di cui si era impossessato poco prima sfilandole dalla toppa della relativa porta d'ingresso. L'arrestato è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione per i reati contestatigli. Tolti i sigilli alla pista dello Stadio Pastena, ora i battipagliesi e gli atleti della Idea Atletica Aurora possono tornare a correre. Soddisfatto Vincenzo Inverso, candidato sindaco di Per un nuovo inizio. Grazie al lavoro dei dirigenti sportivi, alla professionalità dell'ufficio preposto e al buon senso della guida commissariale, si chiude velocemente un doloroso episodio e riapre ai tanti appassionati di sport la pista dello Stadio Pastena. Il presidente di Per un nuovo inizio ne ha parlato nella presentazione del progetto Pista Naturale Biking e Running, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile che da Battipaglia Centro porti fino al mare, seguendo le sponde del Tusciano. Il progetto si trova all'interno del programma puntuale 5 idee per 5 anni, messo a punto dal gruppo Per un nuovo inizio nel corso della campagna d'ascolto del 2015. Forza Italia ed Etica scendono in campo per Battipaglia per dare risposte vere alla città. La conferenza stampa congiunta si è svolta al comune di Battipaglia, dove erano presenti anche il commissario provinciale di Forza Italia Enzo Fasano, il senatore Franco Cardiello, il coordinatore cittadino di Battipaglia Giuseppe Provenza, il coordinatore di area Mimmo Di Giorgio, mentre per il movimento Etica del Buon Governo la presidente Cecilia Francese e il segretario cittadino Gianluca Di Giovanni. Innanzitutto ringrazio gli amici di Forza Italia che hanno aderito a un progetto, è un percorso iniziato tempo fa, c'è una condivisione sui programmi ma soprattutto codice etico, la modalità di scegliere i candidati nelle nostre liste. Ma i programmi, le cose, i punti chiavi da mettere in mano essenzialmente il bilancio, perché se non c'è un risanamento del bilancio non si va da nessuna parte. Purtroppo dopo questi 3 anni di stop, di assenza totale della democrazia, ripartiamo veramente da altro che da macerie, come avevamo detto anni fa. I commissari ci lasciano una città piena di debiti che già c'erano, ma non hanno messo mano per niente al bilancio. Se non si risana il bilancio non si può parlare di sviluppo, bisogna riaccopriarsi dell'idea della vasta area della Piana del Sele. Non hanno fatto altro in questi anni che scordarsi che Battipaglia può essere la capofila di questa, quindi avviare lo sviluppo, risanamento, ambiente, riorganizzazione amministrativa della macchina comunale, cercare e attivare un servizio che si occupa di recuperare i fondi europei, progetti di finanza, incentivare il personale,
soprattutto invogliare alla partecipazione dei cittadini, fare in modo che questo palazzo sia finalmente un palazzo aperto, giunte aperte, perché è lì che si discute dei problemi reali della città e la gente deve essere partecipe a questo rinnovamento. Quindi a 360 gradi bisogna cambiare completamente l'organizzazione, quello che è stata la vita di questa città, e tagliare nettamente col passato, no a tutto ciò che appartiene alla vecchia politica. Con questi punti in comune abbiamo trovato un'intesa con Forza Italia e iniziamo questo percorso di duro lavoro partendo dai problemi reali, dai quartieri, dall'abbandono. Insomma, i problemi sono tanti e tradurli qui in due parole, ma siamo aperti al confronto con chiunque voglia aderire al nostro progetto insieme con gli amici di Forza Italia. Si è svolto presso la sede dell'Associazione Comunità Storia e Futuro a Battipaglia l'intervento del candidato sindaco Pietro Ciotti, che ha dichiarato che alle primarie del PD del 6 marzo ci sarà la loro adesione. Nonostante il PD abbia appoggiato la candidatura di Oddati, lei continua per la sua strada? No, Oddati è uno del PD, oltre Ciotti, oltre altre espressioni che sono nel percorso delle primarie, è venuto Nicolò Oddati in questa cosa e si è pensato di presentare Nicolò Oddati al contesto della coalizione che si è messa in moto con il tavolo per le primarie, per verificare se questa ulteriore espressione del PD possa raccogliere il consenso unanime sia del tavolo di coalizione, cioè delle altre forze politiche, ma anche delle espressioni civiche come quella di Lanari, di Carmine Galdi, e di mettere insieme ovviamente le anime del PD. Si sta facendo questo percorso che sta facendo appunto il Partito Democratico, di cui sono espressione e di cui abbiamo dato mandato al segretario, non può essere diversamente, di portare avanti questa cosa. Il segretario sta facendo questo percorso di individuazione di possibili momenti di semplificazione del quadro. Ovviamente la cosa sta andando avanti, aspettiamo se si riesce a mettere insieme tutte le anime del centro-sinistra, le anime del PD, e probabilmente si arriverà ad un solo candidato. Quel giorno del 6 marzo in cui sono state celebrate si dovranno celebrare le primarie, si porterà un solo candidato, diventeranno delle primarie confermative. È un percorso che sta in atto, pieno rispetto per il lavoro di tutti, noi andiamo avanti perché ci sentiamo dentro questo percorso delle primarie, e qualora dovesse venire fuori un candidato unitario accompagneremo questa forza che sarà messa in campo, e quindi sarà una forza grandissima perché metterà insieme tutto il centro-sinistra più le due espressioni civiche, quindi c'è la possibilità di andarsi a giocare in una partita vera col centro-destra. La Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno hanno individuato il nuovo commissario dell'ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, dopo il saluto dell'ex manager Vincenzo Viggiani, passato al Policlinico di Napoli. Il nuovo commissario è Nicola Cantone, già responsabile del sistema integrato per monitoraggio errori in sanità del Ministero della Salute per il Ruggi. Cantone ha anche diretto l'ASL di Caserta. Proprio attraverso il neocommissario gli ospedali di Cava, Mercato San Severino, da Procida e da Costiglione di Ravello sono passati con l'azienda ospedaliera universitaria salernitana. Si è svolto a Battipaglia il convegno L'ambiente è molto di più, organizzato dal candidato sindaco Ugo Tozzi, con la presenza di diversi esperti che hanno spiegato come occorre preservare la natura per scongiurare i rischi per la salute. Quando parliamo di ambiente parliamo di acqua, parliamo di aria, parliamo di suolo, e quindi è importante che il cittadino con le semplici quotidiane abitudini possano contribuire appunto a non inquinare l'ambiente. Questo ambiente di stasera è collegato alla salute, quindi abbiamo una correlazione, quindi perciò l'ho promosso appunto anche come medico, ma non solo come cittadino, il rapporto tra la qualità dell'ambiente che oramai conosciamo tutti sul nostro territorio, con le discariche, con gli scarichi abusivi in fiume e quindi a mare, con le problematiche legate allo STIR, a quella che è la salute, quindi la patologia tumorale in senso stretto. Oggi purtroppo non ci sono soluzioni, gli enti
preposti, le istituzioni si sono fatti carico di questo problema oramai già da tempo e noi dobbiamo soltanto spingere sull'acceleratore in questa direzione e sensibilizzare l'attore principale che è il cittadino, ma non solo il cittadino della comunità battipagliese ma dell'intero territorio. Stiamo cercando di mettere un poco d'ordine dove l'inquinamento sia delle acque che del suolo e anche dell'aria è più presente. Noi ieri abbiamo sequestrato i depuratori di Praiano e Positano perché non depurano bene e danneggiano le acque marine inquinando il mare e creando anche rischi per la salute. Un messaggio che dobbiamo dare con questi convegni, oltre che con i processi, è quello di a tutti, in particolar modo alle pubbliche amministrazioni che gestiscono questi scarichi fognari, di essere più coerenti con la normativa e con i loro obblighi istituzionali, altrimenti continueremo ad abusare dell'ambiente e trasformeremo, come già in parte è avvenuto, il mare e i fiumi in una pattumiera. Si terrà lunedì la giornata mondiale contro il cancro infantile. L'organizzazione di volontariato Chiara Paradisollus, la forza dell'amore, aderisce alla giornata con il tradizionale lancio di palloncini che si terrà in più parti del mondo a ricordo di tutti i bambini venuti a mancare con il cancro. L'appuntamento è a Bellizzi in piazza Antonio De Curtis alle 11 con il lancio dei palloncini insieme ai bambini, ragazzi, genitori e volontari. Un lancio di oltre 10.000 palloncini che si terrà contemporaneamente in più punti d'Italia, da ospedali, scuole e piazze.